Ciao a tutti, bentornati. Oggi è mercoledì, quindi Country Line Dance livello principianti. Oggi siamo giunti alla 8ª lezione. Abbiamo visto un po' di coreografie, alcune veloci, altre un po' più lente. Abbiamo visto un po' di passi base, non tutti ancora. Oggi propongo una coreografia del 2013, quindi non è una coreografia di 20 anni fa, ha già qualche anno e la balliamo. Quando c'erano le serate country veniva proposta dai DJ proprio per far ballare le persone che magari hanno iniziato da poco tempo, appunto, ma poi la balliamo tutti. Si chiama Yes. Il coreografo è francese, Jérôme Massias, e ha 32 passi. Gireremo sui quattro muri, ma questa coreografia ha una particolarità. In un punto specifico non faremo tutti e 32 i passi, ne faremo solo metà, quindi faremo due ottave, si conta sempre fino ad 8, lo ricordo, faremo 16 passi e ricominceremo da capo il ballo. Significa che c'è un restart. Il restart nel country significa questo, che il coreografo chiede che in quel determinato punto, a causa sicuramente della musica, adatta la coreografia alla musica e al meglio, in quel momento vuole che si ricominci a ballare dall'inizio. Questo lo capirete e vedrete con questa coreografia. Vediamo la spiegazione, poi il conteggio ed il ballato. Ricordo che chi mi stesse vedendo per la prima volta trova tutte le mie lezioni precedenti su YouTube. C'è un'apposita playlist, può seguire dalla prima lezione a quella di oggi per riuscire a capire tutti gli sviluppi che abbiamo fatto, tutto quello che abbiamo imparato. Allora, inizieremo col piede destro, faremo un passo verso destra e il piede sinistro farà un touch. Dovresti sapere cos'è perché l'ho spiegato già alla prima lezione. Appoggeremo solo la punta in modo tale che il corpo rimanga sul piede destro. Faremo la stessa cosa a sinistra, cioè un passo verso sinistra e un touch di destro. Appoggeremo la punta del piede destro. Da qui, sempre verso la nostra destra, faremo un cha-cha-cha, un shuffle, cioè tre movimenti di piedi veloci, dove andremo ad appoggiare il piede destro. Il piede sinistro si avvicina al destro, ma attenzione, non lasciatevi tutto il peso sopra, appoggiate solo la punta e di velocità avrete una specie di saltello e tornerete verso destra con un passo di destro, cioè farete questo. C'è un saltello, è un passo veloce, infatti lo conteremo con la E, con la famosa E, sincopato. Faremo questo, il fatto di non andare ad appoggiare tutto il piede sinistro quando chiudiamo vicino al destro ci aiuta proprio a dare la spinta per muoverci verso destra. Questa è la prima ottava, come conteremo quindi? Passo verso destra, 1, al touch punto 2, passo verso sinistra, 3, 4, qui conto con la E, il sincopato, lo shuffle, 5 e 6, 7 e 8 faremo un rock step indietro col piede sinistro, cioè un cambio peso su due tempi. Piede sinistro va all'indietro caricando il peso e recupera il peso il piede destro. Quindi io ho portato indietro il piede sinistro ma non sono rimasta proprio dritta, sono andata un po' in diagonale, quasi indietro, incrociando dietro il piede destro. Conto 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 7, 8. La seconda ottava è identica alla prima, però iniziamo verso sinistra, quindi faremo un passo più un touch col piede destro, un passo verso destra più un touch col piede sinistro. Faremo uno cha-cha-cha, un shuffle lateralmente verso sinistra, quindi appoggio sinistro, la punta del destro di nuovo sinistro, rock step all'indietro col piede destro, carico il peso sul destro in diagonale e recupero il peso sinistro. Continuo.
in avanti in diagonale, quindi lo shuffle è questo, come ho detto, lo faremo in avanti, in diagonale, il primo sulla diagonale destra, quindi su questa diagonale fra le ore 13 e le ore 14. Però cosa accade? Questo shuffle non è veloce, ma è molto lento, vuol dire che farò i passi dello shuffle al rallentatore, cioè appoggerò il piede destro, il sinistro lo appoggio completamente a terra, non solo la punta, come invece ho detto prima di fare, appoggio tutto il piede e torno in avanti col peso sul piede destro. 1, 2, 3, 4 sarà uno scatto di piede sinistro, cioè la pianta del piede sinistro striscia a terra e dopodiché il piede si solleva da terra, ma rimane, non si solleva completamente, cioè non andiamo a sollevare tutta la gamba, ma il piede comunque non tocca il suolo dopo, il peso del corpo sulla gamba destra. Da qui come conteremo? Conteremo 4 tempi, 1, 2, 3, 4. Faremo lo stesso tipo di movimento sulla diagonale sinistra, quindi ci giriamo leggermente, passo avanti col sinistro, chiudo col destro, di nuovo sinistro avanti, scatto di destro, striscio la pianta del piede destro. Sono 8 passi in tutto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da qui, ultima ottava, andremo a fare un passo che già avete fatto nello stile car, i toe strut, questi. Ne faremo uno guardando le ore 12 col piede destro, quindi appoggio la punta giù tutto il piede a terra, conterò 1, 2. Il secondo lo farò col piede sinistro, ma attenzione, mi giro un quarto a sinistra, quindi giro sulla gamba destra e appoggio la punta del piede sinistro, giù tutto il piede e siamo al conteggio 4. 1, 2, 3, 4. Da qui andremo ad effettuare un jet box, cioè una figura che abbiamo visto, in realtà non abbiamo ancora visto questa figura, quindi la spiego adesso. Il jet, sì, l'abbiamo vista nello stand car, esatto, il jet box, incrociamo la gamba a destra sulla sinistra, portiamo indietro il piede sinistro, portiamo indietro il piede destro e attenzione, in questo caso incroceremo la gamba sinistra sulla destra. Cosa abbiamo fatto allora? 1, 2, 3, 4, mi mancano 4 conteggi per arrivare ad 8, quindi farò 4 movimenti. Il primo, 5, incrocio la gamba destra sulla sinistra, 6, porto indietro il piede sinistro, 7, porto indietro il piede destro, all'8, incrocio la gamba sinistra sulla destra. Il jet box, quindi, in genere è questo, è come se stessimo disegnando un triangolo, dove chiudo anche la base, col piede sinistro in questo caso, in questo che adesso ho fatto vedere. Nella coreografia avrò l'ultimo passo diverso, perché andrò ad incrociare sopra. Questa è una particolarità, la teoria del ballo è questa, l'ha fatto in questo modo. Da qui ho terminato gli 8 passi e tutto il ballo e potrò ricominciare alle ore 9, quindi la coreografia segue un senso antiorario, con i passi laterali e i touch. Rivediamo tutta la coreografia, passo verso destra, touch, passo verso sinistra, touch, cha cha cha, più rock step indietro, passo verso sinistra, touch, passo verso destra, touch, cha cha cha, rock step indietro, avanti, chiudo, avanti, scat, avanti sinistro, chiudo col destro, avanti sinistro, scat, punta, giù il destro, giro un quarto sinistra, punta di sinistro, giù il sinistro, tutto il piede